Si allungano i tempi per il rientro in campo in Serie C. Dopo l'intervista rilasciata ieri sui contagi in terza serie, nel primo pomeriggio di oggi il presidente della Lega Pro, Ghirelli, ha disposto il posticipo di un'altra settimana della ripresa del campionato. Salvo altri provvedimenti, la C tornerà sabato 22 gennaio col Pescara che ospiterà l'Aquila Montevarchi all'Adriatico Cornacchia. La terza giornata di ritorno sarà recuperata mercoledì 23 febbraio. La seconda di ritorno era stata già riprogrammata per il 2 di febbraio. Tanto tempo dunque per il Pescara per smaltire le tre positività dichiarate, nell'auspicio che non si presentino ulteriori casi in questo periodo. Se Auteri può oleare meglio i suoi meccanismi, i fari restano puntati sul mercato. Il primo innesto è sostanzialmente fatto, anche se delle lungaggini burocratiche stanno posticipando la firma di Carlo De Risio, che arriva in prestito dal Bari. Solo una volta espletate, il centrocampista potrà iniziare ad allenarsi in gruppo. Ma come già detto, le priorità sono le uscite, dove le cose non sono così semplici. Dato in partenza con pronto ritorno al Benevento, Siriki Sanogo si è regolarmente allenato in biancazzurro a inizio settimana. Lo stesso Guido Marilungo non ha ancora trovato sistemazione. Si è decisamente raffreddato l'interesse del Teramo, che pensa a profili più giovani nel ruolo. Sull'attaccante marchigiano aveva fatto un sondaggio anche il Mantova, ma anche in questo caso c'è una decisa virata su altri profili. E allora, per quanto in uscita, anche Marilungo resta in organico, così come Cristian Galano e Giuseppe Rizzo. Sull'attaccante sembra aver messo gli occhi anche il Foggia, squadra della sua città, dove ha militato con scarsa fortuna nella stagione 18-19. Restano in piedi anche le ipotesi Cosenza, Ascoli e Ternana, ma nessuna di queste al momento è intenzionata ad affondare. Oltre a Rizzo, il Pescara cederebbe volentieri anche Mirko Valdifiori per questioni tecniche ed economiche. Sul giocatore sono finiti gli occhi del Palermo. Il neo allenatore Silvio Baldini è un estimatore del centrocampista e lo ha allenato in passato all'Empoli. Potrebbe farne il leader della squadra rosanero, anche se una reale proposta al calciatore e al Pescara non è ancora giunta. Palermo che guarda con interesse anche Mardocin Zita, l'esterno mancino che ha disatteso più volte la fiducia di Auteri. Può partire, ma difficile che accetti un'altra Serie C. In un mercato dove gli scambi spesso si rivelano utili per muovere calciatori, Pescara e Imolese stanno impostando quello che può portare in Romagna Miloš Bočić, adatto al 4-3-3 del tecnico Fontana, e riportare in riva all'Adriatico Nicolas Belloni. In ottica futura c'è poi da verificare eventuali sviluppi per il difensore Edgar Elizalde, andato in prestito dal Penarol, con cui da titolare si è laureato campione d'Uruguay. Il giocatore potrebbe costituire una importante entrata economica in caso di cessione a titolo definitivo. Una svolta si attende entro la prossima estate, poiché una volta scaduto il prestito, il giocatore entrerà nel suo ultimo anno di contratto in biancazzurro.